Canta perché la voce all'ultimo giorno di Lucca si sa che si perde. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Io sono Valentina De Poli, il direttore del settimanale Topolino. Sono molto felice e fiera di essere qui in questa sala, in questa chiesa. Fa sempre un po' impressione perché è un luogo sacro, ma in effetti oggi siamo qui per parlare di qualcosa che è effettivamente molto molto speciale. Siamo qui per parlare di un incontro che è avvenuto sulle pagine di Topolino, proprio il Topolino di questa settimana, il Topolino che viene definito un numero da paura, dedicato ad Halloween, dedicato a Lucca, dedicato alle storie da brivido, ma dedicato anche a un incontro che ad alcuni di voi probabilmente sarà sembrato anche un po' strano. Sono molto contenta tra l'altro di vedere già qui un bel mix, perché vedo tantissimi facce nuove per me, quindi tantissimi fan di Sio, ma anche tantissimi fan puri disneyani che ormai riconosco dopo anni e anni di fiere, quindi già diciamo che la prima cosa mi mette veramente in pace e mi fa molto felice, perché vedervi insieme vuol dire che parte di questa cosa speciale, di questo esperimento è riuscita. Sio, veramente ci sono anche facce che, guarda, sono quelle che loro conoscono da anni davanti, e quindi sono qui per te, ma evidentemente sono qui anche molto per Disney, e quindi no, vi sto guardando adesso per questo e sono molto contenta. Dicevo che questo incontro può essere sembrato strano ad alcuni, e quindi siamo qui in realtà per raccontarvi che si è trattata veramente di un'esperienza che è stata molto facile, molto semplice, perché gli attori in gioco su questo lavoro, e ce la racconteranno, sono comunque delle persone che sanno il fatto loro. Qui vi racconteremo questa esperienza, l'avvenuto incontro di Sio, che è comunque, se posso definire, un autore emergente. È giovanissimo, insomma, quindi è vero, con esperienze diverse da quelle tradizionali, da quelle che si ritrovano nel giornale tutte le settimane, un incontro avvenuto sulle pagine di Topolino, e dove li abbiamo voluto far incontrare, giusto per farlo sentire un po' così intimidito, perché lui è effettivamente molto timido e lo esprime, dei mostri sacri del fumetto, per cui con le storie da lui realizzate abbiamo pensato di darlo subito in pasto a tre grandissimi nomi, cioè quelli per cui, se tu sai che c'è una storia di Mastantuono questa settimana, o di Silvia Zicchi o di Stefano Ettini, fa proprio la differenza. Perché tu dici, cavoli, finalmente Stefano, ma da quanto tempo è che non ti sei dato una storia? No, non è una domanda, queste sono le cose, e quindi quando la storia c'è fa davvero la differenza, per cui è stato un incontro deflagrante, e devo dire che tutto questo non sarebbe mai avvenuto se non grazie a una persona che vedete seduta qui a fianco, che è Tito Faraci, che da qualche anno, molti di voi lo sanno, ci sta aiutando anche nella cura, nel lavoro insieme a giovani sceneggiatori, e quindi è stato proprio il fautore, il promotore di questo incontro, quindi tra breve passerò la parola a lui che condurrà l'incontro. Una cosa sola per dirvi la mia piccola esperienza, che poi ho raccontato in maniera un pochino più approfondita sulle pagine di Anteprima, che uscirà fra... Anteprima è un giornale che si trova in fumetteria con tutte le novità della fumetteria. Vi ho raccontato l'esperienza, la mia versione dell'incontro con Sio, però in realtà lo dico, lo riassumo in brevissimo, anche perché era un po' complice Silvia in questa cosa. Eravamo a Romix del 2014, anni fa, quando Giacomo Bevilacqua ci venne a salutarci nello stand dicendo: ho fatto una prefazione per un libro di un amico che è fenomenale, ha detto delle cose, dovete conoscerlo, e siamo andati a comprare il libro, e da lì si è aperto un mondo. Io non lo conoscevo proprio Sio, tant'è che nel viaggio di ritorno ero in treno, condividevo questo viaggio con un collega che è il direttore degli abbonamenti, che ha tanti figli, 5 di cui 4 in età di lettura, e gli facevo vedere questo libro, e lui, come se niente fosse, mi ha detto: ma certo, Vale, i miei figli a tavola, e hanno dagli 8 ai 16 anni, non fanno altro che parlare con le frasi di Sio. Ho dovuto regalargli il libro, naturalmente, e ho capito, no, scusa, no.
e quindi ho dovuto regalargli il libro e ho detto non posso disinteressarmi di questa cosa, per cui mi è capitato poi durante le fiere di seguirlo e di vedere che noi siamo abituati a grandi file di grandi appassionati, fan, Stefano, Silvia, Corrado, ormai sono scaffatissimi di fronte ai fan, lo sanno, ci sono, li accontentano e sono generosissimi da sempre, però ho potuto vedere la prima cosa che accomuna questi autori, perché anche se io la prima cosa che ho notato ha una generosità incredibile nei confronti dei suoi lettori, che è sempre un segnale molto positivo e niente, quindi ho imparato a conoscerlo, però poi in realtà tutto il lavoro l'hanno fatto loro e in partenza l'ha fatto Tito Faraci, a cui io adesso passerò la parola, che così comincia a raccontarci un po'. Grazie mille, grazie.